Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Tonino Pinto, cinema, 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 è in diretta dal Parco della Musica di Roma, dove si sta svolgendo la 16ª edizione della Festa del Cinema. Le prime immagini del Diabolik dei Manetti Bros sono state indubbiamente al centro dell'interesse del pubblico e della critica alla Festa del Cinema. Abbiamo finalmente coronato un sogno cinematografico, hanno detto i due registi. Il nostro Diabolik lo abbiamo girato unendo tre grandi capitali, New York, Milano e Bologna. Simboli di un'avventura attraverso un personaggio che ci ha fatto sognare il cinema. Ma alla festa di oggi si balla, e con che musica? Con Cyrano, un testo classico che attraverso una mega produzione che ha realizzato ben sei paesi, che ha coinvolto ben sei paesi, fra cui Regno Unito, Italia, Canada, Stati Uniti, per realizzare una versione di questo Cyrano diretto da Joe Wright in musica, con un risultato davvero straordinario. È un potente musical che si colloca indubbiamente fra i grandi capolavori del genere cinematografico che ha realizzato nel tempo il cinema, come per esempio West Side Story, Moulin Rouge di Baz Luhrmann e tantissimi altri. Così uno dei più celebri e coinvolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi coinvolge l'azione di Cyrano de Bergerac, incantando il pubblico con brillanti giochi di parole e con la sua straordinaria abilità nei duelli con la spada, arricchito da una musica sorprendente e coinvolgente, appunto, come dicevo prima. Nel cast Cyrano e Peter Dinklage, lei, l'oggetto dell'amore non corrisposto di Cyrano, è Ali Bennett. Il resto è da godere sullo schermo grande, possibilmente di una bella sala cinematografica. Buona domenica e buon cinema a tutti.